Di scuola fino a sabato all'Università di Siena, studenti da 7.000 scuole superiori per il primo summit nazionale dell'Education. Vediamo il servizio di Maria Adele De Francisci. Praticamente fanno dei corsi dove ti spiegano come funzionano le varie facoltà e ecco, in base al tuo interesse personale. Ci hanno dimostrato più o meno come funzionano questi laboratori di biotecnologie. Magari sappiamo che cos'è la stampante 3D, ma non l'abbiamo mai vista all'opera. Che non sia il solito salone dell'orientamento lo si capisce sbirciando le attività del Polo Innovazione nel complesso Santa Chiara. Meno parole, più fatti al primo summit nazionale che mette insieme conoscenze e lavoro, portando all'Università di Siena studenti toscani, ma non solo, spiega il rettore Angelo Riccaboni. Noi abbiamo avuto modo di contattare 7.000 istituti e qui arrivano da tutta Italia, dalla Sicilia al Veneto, ed è molto bella questa cosa perché vuol dire che c'è un grande interesse. Al Polo Orientamento, simulazioni di test ingresso, colloqui in un'ottica diversa, dice l'organizzatore Domenico Ioppolo di Campus Orienta. Ma non orientamento all'università, ma orientamento alle professioni, quindi c'è la possibilità di sapere che scuole fare, che studi fare a seconda della professione che si vuole scegliere. Gli studenti apprezzano. Ancora non abbiamo ovviamente le idee chiare su cosa vogliamo fare all'università e è abbastanza utile questa giornata. Sì, è utile perché porta a una prospettiva di futuro diversa.